Adesso facciamo così, lo spariamo a una delle creature e gli facciamo scartare una carta. Scarta una carta. Buonasera maggiocanti miei, sono proprio io, sono Filosofia, il vostro sensei altamente scarso, e siamo tornati qui in RO, il formato più cinico, violento e cattivo di YouTube per quanto riguarda Magic Arena. E che cos'è RO? Ebbene, se vi siete persi i precedenti episodi di RO, vi rimando alla playlist che apparirà qui sopra. RO è un sistema di valutazione. Prendiamo un mazzo e lo tritiamo nel tritacarte, esattamente. Lo prendiamo, lo portiamo in classificato, in ladder, e facciamo una serie di 4 partite e lo valutiamo in base alle sconfitte. Con 4 sconfitte il mazzo è un mazzo immondizia da buttare, da non pensarci più. Con 3 sconfitte il mazzo è imbarazzante, non è immondizia, ma è meglio lasciarlo perdere comunque. Con 2 sconfitte il mazzo è mediocre, è un buon punto di partenza da cui partire per migliorarlo. Con una sconfitta il mazzo è buono e con 0 sconfitte il mazzo è tanto culo oppure è una bomba. E quindi lo valuteremo in questo modo. Magari non è il migliore dei metodi di valutazione, ma questo è quello che utilizziamo qui in questa serie. E oggi portiamo un mazzo che è stato richiesto a gran voce. E questa lista non è mia, è una lista che ho recuperato tempo fa su Discord. E vi racconterò che avevo già registrato dei video, un video di RO di questo mazzo, ma non è mai uscito perché nel frattempo è cambiato il meta, sono state bannate delle carte e quindi non avrebbe avuto più senso portarvelo. E sostanzialmente questo è Rakdos Self Mill Escape, è stato chiamato in diversi modi, mid range. Il nostro piano sostanzialmente si basa su Crox, che è l'ultimo titano rimasto dopo il ban di Uro, è il suo fratello più scarso, ma comunque non è così scarso. È comunque una carta forte, costa un mana nero, un mana rosso, di un 6-6, anche se quando entra nel campo di battaglia dobbiamo sacrificare se non è fuggito. E ha fuga per doppio nero, doppio rosso, esilia altre 5 carte dal tuo cimitero. Per 4 mana, quindi lo facciamo tornare in campo dal nostro cimitero e noi vogliamo riempire il cimitero per farlo fuggire più in fretta possibile, perché è una minaccia nel vero senso della parola. Infatti ogni qualvolta che Crox entra nel campo di battaglia o attacca, ogni avversario scarta una carta. Poi ogni avversario che non ha scartato una carta non terra in questo modo perde 3 punti vita. Quindi se ha la mano vuota o se scarta una terra, perde 3 punti vita. Inoltre lui attacca di un 6-6 e questo lo fa ogni qualvolta attacca o quando entra. Quindi è in poco tempo finisce le partite, perché è veramente difficile da gestire senza rimozioni. E perché è così buono Crox in questo momento? Perché c'è tanti farabutti e tanti Dimir Mill, pseudo Mill o comunque con strategie di Mill nel mazzo che ci riempiono il cimitero e noi possiamo sfruttare questa cosa per far fuggire Crox. Un'altra carta che fugge molto bene è il Bue di Agonas, soprattutto contro i mazzi Mill brilla di luce propria, perché è un 5 mana, 3 in colore, doppio rosso, ma ha fuga per 2 rossi solo e dice esili altre 8 carte dal tuo cimitero. Quindi eliminiamo parecchie carte dal cimitero, i farabutti temono questa cosa perché li depotenzia parecchio e lui ritorna ed è un 5-3, perché gli mettiamo un segnalino +1/+1. Inoltre quando entra in campo di battaglia scarta la tua mano, poi pesca 3 carte e sinergizza sia con la strategia di self millaggio per riempire il cimitero per far scappare creature, sia con comunque con il fatto che ci riforniamo la mano, le carte sono parecchie, soprattutto nei turni più avanzati, e si trova azione, è una fonte di vantaggio carte. E poi un'altra carta che lavora molto bene con il cimitero è l'incanalatrice magmatica, 2 mana, 1-3,
Intanto che nel tuo cimitero ci sono 4 più carte istantanee e stregoneria, l'incanatrice prende più 3 più 1. Quindi contro 1000 anche questa brilla parecchio perché può essere potenzialmente un 4-4 per 2 mana. E poi possiamo scartare una carta tappandola e esiliamo le prime due carte del nostro mazzo e scegliamo una di esse. La possiamo giocare in questo turno. Il resto è roba molto standard per il Rakdos. Abbiamo una delle migliori rimozioni su Arena. Siete il campo sanguinario, ve l'ho fatta vedere in diversi miei mazzi. Insidia del campo aguzzo è una rimozione per creaturine o può aiutare a finire creature ed è una terra. Vanamento di Agra è una terra che entra tappato oppure può essere una rimozione per 4 mana. Risveglio di Agadini ci permette di rimettere in campo creature e in base a quanto paghiamo. Schianto di Frantumateschio è una rimozione multipla in base a quanto paghiamo. Vele squarciate c'è perché ci sono diversi artefatti pericolosi come la Bracelama, il grande monolito, e questo ci aiuta a risolvere quel problema. Marinide ci riempie il cimitero, ci fa guadagnare un po' di punti vita. Timelet ci macina 3 carte per 2 turni e ci crea un 2-2 zombie se esiliamo una creatura. E poi guadagniamo punti vita e profetizziamo X, dove X è il numero di zombie che controlliamo. Rankle è rapido, picchia duro e ci permette di far scattare una carta all'avversario, anche noi, è simmetrica la cosa. Poi ogni giocatore, oppure far perdere un punto vita e pescare una carta entrambi, o far sacrificare una creatura entrambi. Molto spesso quando cala è veramente difficile da gestire perché 3-3 che attacca volando è veramente un dito nel ciapette, come si suol dire. Terrore nelle vette è spicy, ci sta. È una minaccia in late, 5 mana, 5-4. Lavora molto bene con Croxa, lavora molto bene con Bue, perché quando scampano entrano in campo di battaglia e ogni volta un'altra creatura entra in campo di battaglia sotto il tuo controllo. Il terrore infligge danno pari alla forza di quella creatura a un qualsiasi bersaglio. Quindi un'abilità molto utile per fare danni faccia o usarla come rimozione. Inoltre un 5-4 con volare che se provano a bersagliarlo si prendono 3 punti vita. Poi Gigante Sbriciolone lo conosciamo tutti, una delle migliori carte in standard. E abbiamo visto praticamente tutto. Io direi di vedere un po' di gameplay, vedere come se la cava il Ro. E ci vediamo alla fine del video per le considerazioni finali. Ad ora, Mr. Mojo Rising con l'avatar di e abbiamo Crox, Atto Spietato, Timaret e una terra che entra tappata e pure perché no, abbiamo anche Atto Spietato che è un po' l'edizione. Allora giochiamo Sbranamento di Agra, è un po' lontana dall'essere castata. Copia del Loto, quello lo facciamo fuori prima di subito, perché il Cobra non è un serpente, ma un pensiero indecente, e distruggiamo quel Cobra. Gigante dei Fagiolini. Quindi un mazzo avventura, un Timur classico, e noi giochiamo questo, gli facciamo un Timaret. Esiliamo il terrore, creiamo un 2-2. Gargarozzo di già. Esegniamo un altro incantesimo, mettiamo magari Croxa o un altro Timaret. Timaret, gigante sbriciolone, vediamo cosa se attacca, magari tradiamo tutto.
Mettiamo questo a terra, così non attacchiamo perché non ha senso farlo. Cacchi, risolvi pure, trovati la terra che ti interessa, amico mio, Mr. Mojo Rising, che sarà una terra verde. Pesca una carta. Vabbè, c'è lama. Può essere. Ok. Addirittura. CTN. Controllo totale. Ci andiamo a cercare una terra rossa. Via 1. Il mio turno. Primo, ultimo, sì. Macina tre carte. Che è uno zombo. Macina gigante, vieni. Sacrificato. Rankle ci piace. E poi giochiamo Croxy Boy. Scarti una carta. Teniamo il turno, poi alla fine del suo turno spariamo faccia con il gigante sbriciolone, poi facciamo scappare Croxa o giochiamo il bue, abbiamo un sacco di opzioni. Oppure giochiamo Ultimatum della Genesis, va bene. È finita con Ugin. Finita con Ugin. Siamo stati troppo lenti. Frigge due danni. Va bene. Cacchiamo. Allora, spariamo Ugin o spariamo Cobra? Spariamo Cobra. Mio turno. Giochiamo la terra. Scappiamo Croxa. Tempio, palude. Conviene esiliare tutte le terre perché se becchiamo la tipa che è forte in base alle cose. Scartare una carta, amico. Teniamo il turno. Quell'Ugin lì non lo butteremo mai più giù. Vabbè. Siamo stati troppo lenti e siamo stati puniti. Questa qua non fa molto per noi. Possiamo giocare questo. E oppure possiamo giocare questo e questo. Vediamo questo, vediamo cos'ha. Possiamo scartare il bue magari con l'incantato. Tra l'altro non ha forza 4-4. Ok. Oh, ma tutte ce l'hai, ma buff. Senti, uno deve. Ne hai pescate anche tutte. Una la posso sopportare, ma tutte. The realist Sean Connery. Rest in peace, amico mio. È un mio caro amico Sean Connery e approfitto per salutarlo.
Magari l'incanalatrice si rende buona? Chi lo sa? Chi lo sa? Magari si rende buona per una volta nella sua vita, sta incanalatrice. Non mi convinci come carta, amica mia. Nude, apparizione odiosa. Dove sono le nostre rimozioni? Le nostre rimozioni non si fanno vedere. Questa potrebbe... No, meglio giocarla come rosso, se non me ne pento. Ok, sicuramente avrà un sacco di incantesimi per far lavorare quella roba lì. Però noi abbiamo un sacco di rimozioni, se non peschiamo solo terra. Possiamo giocare questa incanalatrice, però sinceramente non voglio farla far pescare usando un incantesimo su di essa. Ok. Se non trovo un'animazione sono abbastanza fregato. Ce l'abbiamo al prossimo turno. Vai, Timaret. Mi sa che sto mazzo sarà considerato immondizia. Vai. Diventa uno zombie, roba inutile. Canatrice magmatica. Mi sa che sta versione non so. No. Ovviamente peschi e aspettare solo quello. Le mie cazzo di rimozioni non ci sono mai quando servono. Ci sono poche rimozioni in sto mazzo, mal fatto. Oh, eccoti. Forse mi ha convertito questa che sei più efficiente. Seleziona anche tu l'avversario. Muori, per favore. O c'è quello che gli permette di tornare in vita. Se ce l'hai, complimenti. Sacchi, va bene. Ok, Marinide. Cacchiamo questa, ci troviamo rosso. Vai rosso, grande rosso. Dai, Sean, facci vedere che sei il campione che tutti stavano aspettando. Mi raccomando. Apparizione odiosa. Ovviamente hai rimozione per la Marinide, peschi la carta. Morsa del cutrino. Va bene, abbiamo capito. Oh, Renko. Però Renko la subisce parecchio quella. Distruggiamola e non pensiamoci più. Va bene, pesca. Ce ne aveva sicuramente un altro. Ce ne aveva sicuramente un altro. Però. 4 più carte istantanee. Non funziona questo mazzo, sta carta. Non funziona. Timalet, anche tu. Bene. Rosso. Marinide, mazzo simile sostanzialmente. Possiamo giocare Rencolla, ma non è che ci aiuti più di tanto. Possiamo sparare un ciccio. A giocare sbriciolone. Non è cosa oggi. Non è cosa. Non è assolutamente cosa. The real is Sean.
Per questo che non bisogna mai de né deccare, bisogna farsi i mazzi propri. Carte, abbraccio demoniaco, sono zombie. Le mie rimozioni sono già tutte millate sostanzialmente. No, sto mazzo è mal fatto. Mi sa che dovrò fare un altro video per pimpare sto successo qui. 5-3, va bene. Devo tenere ancora in difesa e si mangia la rimo. Ovviamente ce li ha tutti. Ce li ha tutte le rimozioni nel momento giusto. Ok, Renko non può attaccare. Nessuno attaccante. Ovviamente Sky è perfettrizza. Sta carta non mi ha impressionato per niente, mamma mia. Mamma mia, quanto mi hai poco impressionato. Renko si mangia una rimozione. Rimuove morte. Puoi giocare una rimozione su Renko. La mia vita come triste la mia vita. Dai, Drago. Dammi un turno. Ovviamente non abbiamo niente di istantaneo che possiamo giocare con questa. Che possiamo fare? Abbiamo perso. Abe Froman 6112. Chi ha l'avatar di Ashok è perché probabilmente è uno psicopatico, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Giocherà. Non vedo compagni, quindi. Se peschiamo un mana rosso, perché no? Però abbiamo rimozioni almeno. Questa la giochiamo come terra, per sicurezza. Tanto non abbiamo niente da giocare a turno 1. Pianura, lancia delle tenebre. Ok, mana rosso, possiamo permetterci di giocare Crocsa e fargli scartare una carta. Ok, mazzo life gain, va bene. Questa è istantaneamente una carta di merda. Con segnalini e compagnia varia. Ok, non hai modo di guadagnare vite, quindi la usiamo immediatamente su di te, prima che tu guadagni i segnalini. E così non ce ne andiamo a pentire. E per il suo turno caliamo Renko, Master of... Oratore dei cieli, va bene. E gli assegni quella a lui. Renko sostanzialmente non è che fa molto. Meglio tenere la board pulita. Così magari possiamo far scappare Crocs. Ok. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Innanzitutto dobbiamo giocare per forza il doppio rosso. Prossimo turno possiamo ammazzarlo. Quello però gli dà +1/+1. Tre carte, nessun attaccante. Elliot. Ok. Assegni la lancia. Lui comunque aveva una mano degna di un grande campione. Oh, metti quella. Life gain. Sono attaccato.
Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Mi piace come l'hai giocata, amico mio. Mi piace come l'hai giocata. Quindi noi tappiamo questo, questo, Q4. Quattro solo al conte. Invia. Via. Paga. Sono attaccante. 4 carte dal cimitero. Ah, va bene. Mi piace che comunque peschi come un campione. Da indistruttibile al 4-4 diventa un 5-5. Guadagno 80 vite. Però noi possiamo attaccare e farti saccare quella creatura. Quindi devi stare in difesa. Ottimo. Ok, noi dobbiamo tenere basso Basri. Ok, ed è una situazione un po' di stallo, non possiamo attaccare, teniamo attorno. Feretro di cristallo, sul gigante. Ok, per fortuna Eliod non è ancora una creatura. E attacchi col 6-6. Non attacca col 6-6. Un altro Rankle. Cosa possiamo fare con un altro Rankle? Attaccare, lui guadagna vite. Possiamo giocare questo che non fa molto. Non possiamo far scappare Crocs. Cioè possiamo attaccare con Rankle. E però poi lui lo sacca, guadagna vite. Probabilmente para, non ha senso per lui non parare. E non possiamo neanche far scappare. Quindi io direi di giocare questo. Poi pescare la carta. Avanti e termina il turno. Nessun attaccante. My sand will protect you. Peschiamo una carta. Timaret. Altro Crocs. Allora, Timaret da cibo per cosa? Posso anche scartare con l'incanalatrice una Rankle e pescare due carte. Vediamo un po' cosa, se serve a qualcosa. Pescaci una rimozione incanalatrice, facci vedere. Che sai fare? Guadagnati il tuo pane. Ok, insidia il campo aguzzo. E Crocs. Crocs non serve a molto. I could use a hand. Ok, un altro Rankle, esiliamo. E poi giochiamo questo. Poi possiamo scappare al prossimo turno. Dobbiamo trovare però una rimozione. Se lui trova un'altra creatura può attaccare con quello schifo di 7-7. Oh, ecco. Non vedevi l'ora, eh? Ok, indistruttibile. Ok. Blocchiamo questo, ovviamente.
Ti serve una rimozione. Una rimozione, ma... Anzi, due rimozioni. Ok. Ovviamente quella dei segnalini è ormai inutile. Non buttare... Ecco, quello sbanamento di H ci serviva come il pane. A nulla. Quella non la vogliamo scartare. Come la posso risolvere questa? Non posso attaccare con Rancor. Timalet non serve a molto. Posso pescare con questo, ma comunque sono morto il prossimo turno. Non ho abbastanza avanti. Quindi sì, devo... L'unica mia scommessa è pescare una rimozione. Con l'incantatrice. L'unica mia speranza. Ok, schianto, vediamo un po'. Schianto sono 5. Non basta. Schianto sono 5, non basta, quindi direi che è finita la partita. Concediamo. Aleio. Aleio forse l'ho già affrontato in qualche partita. Ok. Abbiamo staff, abbiamo roba, proviamo. Io sinceramente sono veramente... deluso dalla prestazione di questo mazzo. Veramente deluso. A lei io mi sa che ci dà la vittoria. Ah no. Magari. Tempio. Altra terra, eh. Potrebbe servire un'altra terra. Vorrei però una rimozione, sinceramente. Anche se non sappiamo contro chi giochiamo. Rosso. Ok. Questo significa che dobbiamo ammazzare tutto quello che nostro amico tocca. E quindi campione se ne va. Prima che subito. Poi giochiamo Marinida che ci guadagna vite. Robertino dei ricchi. Ok. Marinide. Crox, castello di Loctevenna, Marinide blocca Robertino a meno che lui non abbia sparo e ci sta. Berretto rosso, attacchi con Robertino e rubi carta. Io paro tranquillamente. Tu hai sparo? No, hai mandato a morire Robertino. Perché avevi un cavaliere rocciamurai, eh? Questo qui prende più uno, più due. Io farei così. Senza proprio pentirmi delle mie azioni. Tu muori. Anche se potevamo aspettare, però. Questo lo cacchiamo. Ci andiamo a prendere un nero. E giochiamo un bel sbriciolone. Che è un po' più difficile da gestire per lui. Ok. Potevi ammazzarmi il sbriciolone. Anaxo. C'è il trick, vabbè, io trovo.
Prendi danni. Ah, 2 per 1. Va bene. Va bene, va bene. Io metterei i bue, sinceramente. Anche se muore, poi lo scappiamo. Possiamo fare Vlatta prossimo turno, no? Robertino dei ricchi. Bene. Tradiamo sicuramente. Se ho un turno, grattiamo tutto. Ok. Gli rimane parecchia roba, però noi possiamo ammazzare il berretto rosso e il rapinatore. Sembra plausibile. Quindi 3 danni. Rapinatore, berretto rosso, perfetto, paga. Tempio dell'odio, palude non ci serve. Torben, e vabbè. Bisogna anche top deckare le carte giusto al momento giusto, eh. Dunque, quante carte abbiamo al cimitero? 10. E lui ha bisogno di 8 carte. E peschiamo 8 carte. Beh, possiamo. Sigli del campo guzzo, ammazza lui. Questa cracca e trovi un nero. Poi scappiamo. Agonax e esiliamo creatura possibilmente, venatrice, schianto, insidia, passaggio, biotto. Peschiamo 3 carte, atto spietato, capita fagiolo, distruggi lui. E poi incantatrice magmatica. Ok. Scarta una terra. Rankle. Adesso facciamo così, lo spariamo a una di quelle creature e gli facciamo scartare una carta. Scarta una carta. Ok. Rapinatore dei ricchi, va bene. Boom, mette. Una vittoria ce l'abbiamo fatta. E siamo alle considerazioni finali per questo episodio di Raw, di questo mazzo Rakdos Midrange Escape e il verdetto cinico, violento, senza appelli, senza pietà e che è un mazzo imbarazzante perché 3 sconfitte, 1 vittoria. E che dire, no, non è da rifare. A migliorare, non è pensato per questo meta, non funziona. Bisogna innanzitutto aumentare le rimozioni. L'insidia del campo guzzo non penso sia più abbastanza buona. Io aumenterei i 7 del capo sanguinario. Atto spietato a volte è utile, altre volte è un dito nel sedere. E incanalatrice non mi ha molto impressionato, no, non mi hai molto impressionato. Sei bella, sei figa, l'arte è fantastica, ma come carta non mi ha impressionato. Terrore delle vette forse devi andare, giochi meglio nei Timur che citano mille robe in gioco, come abbiamo provato sulla nostra pelle. Rankle non è abbastanza buona. C'è tanta roba con raggiungere, tante creature con volare,
più grosse di Renko, e quindi non è il suo momento di brillare. Il bue non si è comportato male, e quando l'ho giocato comunque mi ha dato del valore. Anche Timaret, non abbiamo comunque incontrato il mazzo di Mir Farabutti, quindi quello può essere anche indice. Se avessimo incontrato un mazzo Mil, probabilmente avremmo performato meglio, ed è forse questo il problema di questo mazzo alla fine dei conti. È un mazzo pensato per affrontare un certo tipo di mazzo, cioè è un mazzo mediocre o imbarazzante che quando incontra un mazzo Mil diventa un mazzo bomba, perché il mazzo Mil lo aiuta nella sua strategia. Però non lo so, lo vedo poco consistente. Forse è un mazzo da pimpare. Se volete che lo pimpi, faccia un episodio di Pimp My Deck su Rakdos Midrange, lasciate un bel commento in descrizione, nei commenti qui sotto. A me fa sempre molto piacere dialogare con voi, e in cui mi mostrate la volontà di vederlo pimpato in qualcosa di meglio, e io magari lo farò. Ho già qualche idea in merito, però vediamo se interessa anche a voi vederlo, altrimenti passiamo ad altro. E sicuramente ci sono liste migliori in giro, questa è una lista che avevo già. Nel precedente video che avevo fatto aveva performato meglio, ma avevo incontrato tanti Dimmil Farabutti. Qui invece è stata una prestazione veramente imbarazzante, e forse alla fine della fiera è un mazzo mediocre, se andiamo a mediare le cose. Senza lode né infamia, non so se può essere un top tier. Il problema è che contro control non siamo abbastanza aggro, e contro aggro forse ce la caviamo bene con aggro, perché alla fine contro monorosso abbiamo vinto, ma non gli è andata bene a lui, è andata bene a noi, probabilmente siamo partiti anche primi, quindi c'è anche quel fattore lì da considerare. E quindi siamo non riusciamo a creare bene controllo, non riusciamo a controllare bene aggro, quindi siamo in una brutta situazione quando è così. Quindi secondo me è da ripensare completamente. Va bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, likeino, iscrizioncina a Discord, sono cose tutte molto importanti che permettono al canale di continuare a esistere e ai video di continuare a uscire. Mi fanno capire che apprezzate il mio lavoro e ci tenete a quello che faccio. Like, iscrizione e commentino. E ci vediamo al prossimo video. Io vi auguro una buona notte e bye bye.